Ehi, ma poi il video per Anime Click? Luke, ti ricordo che sei tu quello che devi ancora registrare. Ah, che puntiglioso. Un saluto a tutti voi, amanti degli anime. Noi siamo Luke e Jay di Non Solo Animazione. Ed oggi vi parleremo di come vengono suddivisi i nostri amati anime nel mondo nipponico. Cercheremo di spiegarvi, insomma, come funziona la suddivisione in generi in Giappone. Detto questo, si parte verso l'infinito. No, no, quella è un'altra cosa. Allora, per prima cosa dovete sapere che la divisione per generi in Giappone viene fatta in due modi. Anche se a dire il vero anche da noi avviene una cosa simile. In base al target, e cioè al pubblico a cui si riferiscono, e in base al soggetto della storia che rappresentano. In base al target! Kodomo. Questo genere si riferisce a tutte quelle opere dirette ad un pubblico di bambini di età inferiore a 10 anni. Per capirci, questo, quest'altro, questo no, questo sì. Stacca! Ok, ora basta. Calmati però, calmati. Shoujo. In questo genere sono racchiusi tutti quei prodotti di animazione che mirano ad essere visti da un pubblico di esseri viventi di sesso femminile. Ehi! Ricordati di dire che non presentano prodotti troppo spinti. Sì. Shoujo, approvati dalle mamme giapponesi. Come ha detto lui? No, aspetta. Gari! Shounen. Se prima abbiamo detto che gli shoujo sono diretti ad un pubblico femminile, a chi saranno diretti invece gli shounen? Alle pecore. Che fai sul serio? ai ragazzi. Sarà. Seinen. Tutti quegli anime che invece si riferiscono ad un pubblico maschile over 18. Che quindi trattano di temi più seri o... più sconci. Yosei. O anche detti Redisu. Sì, purtroppo è quello che state pensando. Quindi, facendo 2 più 2, trattano di prodotti d'animazione consigliati a donne over 18. In base al prodotto rappresentato. Le cosiddette sottocategorie. Aniparo. Per capirci, la categoria che racchiude tutti quegli anime comici destinati soprattutto ad un pubblico infantile. Molto spesso disegnati in maniera super deformed per parodizzare altri anime. Un esempio fra tutti è proprio questo. Quello è così. Fantasy. Dobbiamo veramente spiegarlo? Beh, nel copione. E va bene. È uno dei generi più trattati ed è stato utilizzato nei modi più disparati. Bollito e ribollito in più salse per i diversi tipi di pubblico. Possiamo dire che è come una caramella. A tutti piace, anche se è sporca e puzza come la pece. Ah, ma che c***o di caramelle vi mangiate? Mi chiedo ancora come facciano in alcuni anime ad inventarsi tutti quei nomi. Alice. Boh. Mahou Shoujo. Oh, Mahjoukko. I tipici anime che come protagonisti hanno un gruppo di streghe, maghi o qualcosa di simile. Fermo, Harry! Shoujo Ai. Avete presente lo Yuri? Ecco, quello che tutti credono che sia. Praticamente una storia d'amore tra due ragazze. Ma... Correggo. Shonen Ai. La stessa cosa di prima, ma con i ragazzi. Ma vuoi stare attento? Cavolo, che casino! Ren Ai. Storie d'amore... normali. Dove per normali si intende due esseri viventi di sesso opposto. Ma... non credo proprio che i trap siano nella categoria. Perché faccio ancora video con questo qui? Non ti preoccupare, prima o poi qualcuno lo capirà, vedrai. Roma come? Ok, pronunciatelo come cazzo vi pare, ma è... Roma come? Commedie romantiche. Ma come? Speravo fosse qualcosa di particolare. Oh, vabbè, andiamo avanti. Sci-fi. Tutte quelle storie che sono ambientate nel futuro e che hanno un super cervellone come personaggio chiave. O che semplicemente si prendono gioco della scienza rendendola in modo futuristico. Prevedo Jay non mi piace per quello che hai appena detto. Mecha. O mecha,
come volete. Uniamo il genere futuristico a dei robottoni grossi, inutili e che combattono tra di loro. Ah sì, alcuni hanno persino le tette. Come avrete capito, è il suo genere preferito. L'esatto contrario. Spock on, Splatoon. Ovvero dette storie sportive. Tutte quelle serie che offrono una visione approfondita su uno sport. E che spesso uccidono qualsivoglia legge della fisica. Ora che ci penso, nel 90% dei casi sono ambientate nelle scuole. Meitantei, Meitatei, Meitatei. Pim, pum, psh, Simpson, storia polizia, yeah. Elementare, Watson. Jekiga. Tutte quelle storie che ti riempiono il cuore di... Passami un fazzoletto, presto! Già. Gore. Ah, effetti sonori di pistole e cose che volano in modo molto accurato. Pum pum, pim pim pum pum. Però con il sangue che esce è un'ambientazione piuttosto cupa. E surirà. Oddio, è stata una fatica. Avete presente Sherlock? Beh, una qualsiasi storia di misteri da risolvere. Elementare. Tutti quegli anime che fanno intravedere qualcosa. Avete capito, no? Hentai. Non so di che cosa tu stia parlando. Ma se ti ho visto giusto ieri guardare quello yaoi con i due ragazzi. Insomma, quei due shota che facevano brum brum con la macchina del capo. Ma stai scherzando? Ma veramente? Ma secondo te? Ma io non lo so. Comunque io preferisco gli Yuri, se proprio. Cioè, vuoi mettere due ragazzi che limonano e fanno cose in generale? Poi, se sono loli... Oh, piccole carine! Sì! Oh, dove sono le mie loli? Vai, tristezza! Dove sono le mie loli? Guarda che il video non è finito. Ma che importa? La mia vita è finita! Non dire così. Magari arriverà gente a vedere il nostro canale, non solo animazione, dopo questo video. Dici davvero? No. Scusate, dovevo riempire i 20 secondi extra. Ma... Ish, 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 ish.